Prodi candidato del centro-sinistra, quelle che hanno eletto Vendola, che ha cambiato la politica pugliese italiana, quelle che hanno eletto Recato, quelle che hanno eletto Emiliano, quelle che hanno eletto Emiliano. Con le regole che ci vengono proposte, oggi sapete che tutti sarete Bonaccini, e ci riferiamo che ci sia la libertà di voto per eleggere il sindaco migliore come abbiamo la sindaco. Sulla preregistrazione che abbiamo chiesto dalla coalizione della forza. Noi non siamo contro la preregistrazione, se tecnicamente i nostri tecnici giuridici informatici ci danno le possibilità di farla, siamo a favore, ma noi riteniamo che il giorno del voto ci si debba poter registrare nel seggio e votare come a tutte le primarie in tutta Italia. Qualcuno ha parlato del modello Sicilia. Io eviterei di ripetere il modello Sicilia a Bari, perché il modello Sicilia è stato un modello perdente, che non è andata bene, perché il candidato che ha perso le primarie poi si è candidato per i fatti propri, quindi eviterei di utilizzare quello come un modello sbagliato. Le ha detto in conferenza che forse qualcuno vorrebbe trasformare il primo turno nelle primarie? Io spero che non sia così, noi lavoreremo fino all'ultimo per tenere la coalizione unita, perché i nostri avversari sono la destra, scusate. Silenzio! I nostri avversari sono il centrodestra, Giorgia Meloni, che sono la peggiore destra europea. Noi vogliamo unire la coalizione e lavoreremo fino all'ultimo per provare a trovare una soluzione politica. Ostacoli strumentali? Guardate, io non so se sono ostacoli strumentali, ma non deve essere una corsa ad ostacoli venire a votare le primarie. Noi dobbiamo costruire le regole più semplici possibili per consentire a tutto il popolo del centro-sinistra di venire a votare liberamente. Okay.